possiamo considerarla un anno positivo, ecco, soprattutto sotto l'aspetto dei risultati che abbiamo ottenuto sul fronte infortunistica stradale. Infatti siamo passati da un totale di 294 incidenti in generale a 224 incidenti registrati su tutta la provincia di Piacenza. Siamo passati da 163 a 135 gli incidenti con persone ferite, ma il dato forse più rilevante e più importante per noi è che siamo passati da 5 a 2 gli incidenti con esito mortale. Anche le vittime sono passate da 6 dell'anno scorso, del 2017, a 2 del 2018. Nonostante ci sia stata una diminuzione del personale e quindi logicamente un minore impegno di pattuglie sul territorio, infatti abbiamo impiegato circa 982 pattuglie di vigilanza stradale, confronto a 100 quasi in più dell'anno precedente, siamo riusciti a portare avanti lo stesso, ecco, degli ottimi risultati, soprattutto per contrastare il fenomeno di guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. Devo dire che questo impegno ha portato a vedere che cosa? Un dato in decremento, che ecco, quando noi abbiamo un risultato che scende, quindi abbiamo contestato, nonostante quindi le pattuglie che ci sono stati, meno 186, quindi guida sotto l'effetto di alcol, e meno articoli 187, cioè sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, significa che un po' la prevenzione ha funzionato. Prevenzione vuol dire presenza sulle strade, ma vuol dire anche incontri nelle scuole con i ragazzi e con i giovani. Nonostante ci siano stati pensionamenti, ci siano stati infortuni a lungo termine di persone che soffrono da molto tempo, ecco, le pattuglie hanno lavorato come l'anno precedente, anche se non forse con risultati maggiori.